Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Appena finito di lavorare, sto tornando a casa. È una bellissima giornata, ultimamente sta facendo tante bellissime giornate, però l'aria è fredda, proprio fredda, fa freddo. Che tempo fa da voi? Comunque, ho un sacco di cose che mi sono arrivate, mi è arrivato l'altro giorno anche il pacco di Shein e il pacco che ho fatto, visto che qua da me non ho in zona un negozio fisico, il DM, e perché volevo provare tutti questi prodotti balea, ne sentivo troppo parlare anche al lavoro e tutto quanto, ho detto no, li voglio provare anch'io. E allora che ho fatto? Ho fatto l'ordine online, dopo vi faccio vedere perché è arrivato tutto, sia Shein che tutti i prodotti che ho comprato al DM di balea, e non vedo l'ora a dimostrarveli. Adesso andiamo a casa. Vedete, c'è un cielo azzurrissimo, si sta da Dio, anche se l'arietta è fredda, ma non è eccessiva. Adesso la mattina presto fa proprio freddo. Sapete che faccio? Mentre torno a casa vi lascio la spesa, che ieri sera sono stata all'MD, almeno vi faccio quel piccolo svuota spesa. Vi lascio la clip e ci vediamo a casa. C'è un sole che non vedo una mazza. Allora, abbiamo preso un po' di cosine, cominciamo da due casse di acqua naturale, noi prendiamo sempre la Flavia perché ci piace tanto. Cominciamo con la prima borsa. Inizio subito dai ravioli, proprio perché adesso li vado a mettere in padella, non li mangiamo sempre, sono le uniche cose surgelate, gnocchi, pennette, quelle cose lì non ci piacciono, ma questi sono gli unici che prendiamo, sono i ravioli al pomodoro pronti al volo, buonissimi raga, adesso corro a metterli in padella. Andiamo avanti, abbiamo preso un po' di focaccine da congelare, mal che vada che ci voglia, cioè... Se succede che abbiamo voglia di focaccine, io le metto tutte in freezer. E abbiamo preso un po' di confezioni più una pizzetta di queste qua da portare domani il CRIE al lavoro, a pranzo quando mangia al lavoro. Andiamo avanti, abbiamo preso allora la mozzarella per le sue pizze che fa lui, questa qua grattugiata che è molto comoda, ci saranno altri pacchetti che salteranno fuori dopo, una confezione di Kinder Fetta al latte che si sta per rompere, i noodles, quando i giorni dei cambi la sera non ho voglia di cucinare, di questi ne abbiamo presi 4 se non erro, salteranno fuori, e abbiamo preso questi nostri preferiti al pollo, anche qua solo questo gusto ci piace, gli altri non ci piacciono, soprattutto quello alle verdure no. Io ho preso una maschera dei capelli, la continuavo a vedere da giorni e giorni, tutte le volte che andavo lì, e stasera mi sono decisa di prenderla. È una maschera rigenerante capelli con formula con olio di argan, illumina i capelli, rigenerante, della Clio Sun Professional. Proviamola, anche perché è un bel barattolone da 500 ml, io la faccio una volta a settimana dopo il balsamo. Abbiamo preso due confezioni di carne trita. Qua c'è la seconda confezione che adesso vado a mettere subito in freezer. Andando avanti, allora, una bottiglietta, questa qua la porto al lavoro con me, la gassosa. Ho preso una bottiglietta piccolina da 500 ml, da mezzo litro. Il riso, che ne abbiamo presi due, ma in questa borsa ce n'è solo uno, quindi salterà fuori l'altro. Questa è della Mondella, spero che si pronunci così, e il nostro solito riso arborio che adoriamo. Per finire questa borsa abbiamo preso due marmellate, perché sapete che ultimamente, se seguite i vlog lo saprete sicuramente, che il Kirill è venuta la passione delle pizze e delle crostate, e allora mi ha preso queste, le ha scelte lui, le ha detto scegli, le fa no amore, andiamo sul sicuro, la mia preferita è di albicocche, e allora me la fa con le albicocche, con la marmellata di albicocche, buonissima. Poi la nostra solita, la rosina, il pomodoro di collina, la passata con dentro i propri pomodorini, buonissima. Abbiamo preso una, due, tre confezioni, barattoloni, questi sono da 400 grammi, eccoli qui. E per finire davvero questa borsa, un energy drink del CRIE, questo qui Boost Energy, che ne ha presi altri, salteranno fuori, saranno nelle altre borse.
continuiamo con la seconda borsa e poi abbiamo l'ultima. Allora, eccola qua l'altra mozzarellina che vi dicevo per la pizza. Sì, ha fatto scorta, la congeliamo e la tira fuori la sera prima dal freezer quando deve fare proprio lo stesso giorno le pizze. E altro grana, le solite nostre confezioni, questo qua di grana padano da 100 grammi appunto a bustina. Le mozzarelline, questo è il pacco da 4, da 125 grammi l'una, molto buone. Andando avanti abbiamo preso la panna, abbiamo preso 3 cartoncini per fare la pasta panna e prosciutto. Questi qua sono da 200 ml se non erro, dove vado a vederli, sì. E abbiamo preso appunto 3 panna da cucina. Il sedano, eccolo qui, un bel gambone gigante perché lo mangio anche tanto in pinsimonio ultimamente, mi è venuta sta fissa. Una confezione di crescenza da 320 grammi e questo è l'altro pacchettino, no, erano 3, quindi questo è il secondo di Kinder Fetta al latte. Lo zafferano abbiamo preso, questi li ho trovati in cassa, me lo stavo dimenticando, arrivo in cassa e dico è vero lo zafferano, buon, prendi anche quello. 2 da 0,3 grammi, appunto questo è lo zafferano dell'MD Cucine e Sapori con 3 bustine all'interno per ogni bustina confezione. L'aloe vera classica immancabile nelle spese di Katie e di Cri all'MD, buonissima con i pezzi di polpa, la vita. Poi mi sono portata avanti, ho portato fuori un po' di cose, le cipolle, una retina che noi le usiamo esclusivamente per fare il ragù, l'olio d'oliva, cavolo quanto costa, comunque l'olio extravergine d'oliva, questo qua da 750 ml della Cirio, una confezione di banane, poi altri 2 di grana padano che mi sono saltati fuori che metterò in freezer. Poi per finire la seconda borsa, allora la noce moscata, queste qui, che usa il CRI, qua c'è lo scontrino. Allora, affettati, ne abbiamo presi un po'. Allora, si sono anche rovinati. Lo speck stagionato, poi la porchetta, questa la prende il CRI per farsi i panini al lavoro, un altro di porchetta e 2 di confezione di salame. E poi infine abbiamo il burro, questo qui bavarese, o al contrario, questo qui bavarese, i booster, sempre da tagliare a rondelle per la pizza, preso il maxi convenienza, 4 confezioni con 4 booster l'una, molto buoni da tagliare a rondelle appunto esclusivamente per la pizza, le confezioni di mozzarellina, queste trecce di mozzarella della Malga Paradiso, ci sono 2 trecce all'interno, una io e una al CRI ogni volta che le apriamo, vero amore? Buonissime. Altri 2 energy boost del DRI, non del CRI, del DRI, ok. Ultima borsa, le patatine, queste qui molto buone al formaggio, i cornetti della Joker, snack molto buoni. Eccolo qua, i noodles di prima. Continuando con gli affettati che sono rimasti nell'altra borsa, il prosciutto cotto, 2 confezioni e un altro di porchetta. Andiamo avanti e l'ultimo noodles, eccoli qui, le carote, questo mega sacchettone gigante, la salsa che lui la usa per il ragù, la usa per la pizza e questa è la passata di pomodoro gustato, una bottiglia. Andando avanti abbiamo preso dei gamberetti, questi qua praticamente della Moncasa, sono buoni perché sono già cotti, molto buoni, infatti c'è scritto appunto mezzo ancolle tropicali cotte, altro energy drink del CRI e altro noodles, quindi alla fine sono 5 o 6 per suo conto. Altra confezione di risotto arborio, uguale a quella di prima da 1 kg, un panino, così, a caso. Poi, allora, questa qui che è la pancetta, eccola qui, affumicata, a cubetti, sono 2 confezioni. Tra l'altro è molto difficile perché sono sempre piene di grasso, cavolo, è molto difficile selezionarle. Un altro della nostra polpa della Rosina. Questa pancettina ancora affumicata, i cubettini,
E l'ultimo, eccolo qui, questo è il terzo di Kinder fetta al latte. E per finire la spesa un'altra di passata, questa qua di prima, salamini che adesso corro a metterli in frigo. E come ultimissimo prodotto che abbiamo acquistato, questo set di cioccolatini Celebration, è un po' un mix. Arrivata a casa finalmente, comunque come non detto, che freddino. Allora, intanto mi sto bevendo la mia solita aloe classica, questa l'amo da impazzire. Questo vlog sarà un mega haul, praticamente vlog mischiato a video haul. Ho qua vicino a me, da come potete sbirciare da lì, da qua, un sacco di cosine da farvi vedere. Allora, non so se partire da Balea, DM, o DM o DM si dice, non lo so, comunque, da Balea appunto o da Shein. Partiamo da uno a caso. Io direi di iniziare con Shein, intanto un altro sorsetto, è droga questa acquetta qua. I pezzetti di polpa buonissimi. Comunque, con Shein ho già spacchettato tutto e adesso uno a uno vi mostro. Vi ricordate l'affare per fare i capelli ricci tipo bigodino che va di moda? E da Primark nello scorso vlog avevo fatto vedere che l'avevo preso di Barbie di Hello Kitty. Prima di andare da Primark l'avevo fatto l'acquisto di Shein, l'haul di Shein, e avevo comprato appunto anche delle super chicche. Alcune cose le vedete già aperte, non mi ricordo se era di Shein o di Balea, perché l'ho già provata, ero troppo curiosa. E guardate quanto è carino, c'è il mollettone, i due elasticini appunto, sempre delle super chicche, guardate che meraviglia, eccoli qua. Da tenere i capelli, l'aggeggino sui capelli, e questo appunto che va messo così a rotolare tutti i capelli intorno e fare i ricci. Di sicuro lo proveremo insieme, non vedo letteralmente l'ora. Anche come è arrivato a casa nella sua bustina, guardate che bello, troppo troppo carina. Poi ho preso, per stare al telefono, visto che sto tanto, soprattutto ultimamente per quiz, mica quiz e tutte quelle balle lì, per la patente, ho preso un set, devo vedere se funzionano, o di occhiali a luce blu, a luce anti-blu o luce blu, vabbè. Comunque ce ne sono all'interno un bel po' e sono super carini secondo me, anche la sera per stare, perché io sto tanto a fare quiz la sera ultimamente. Nella scatolina c'è un panno nero appunto per pulire gli occhiali, e allora ci sono vari colori e vari modelli. Abbiamo questo qua nero, troppo carino. Poi aspettate che li apro, se no non capite, li apro tutti e arrivo. Allora, ho questo modello qua, guardate quanto è bello. Poi vabbè, che mi stiano bene, quello è un altro discorso, intanto però sono belli. Comunque, questo, vabbè dai, non è brutto. Più che altro devono essere funzionali, più che belli, perché li uso solo la sera sul divano. Loro, poi, ultimamente mi fa male proprio la vista, ma sì, proviamoli. Marroncino nude. Così, vedete, questi sono già molto più grandi rispetto a questi, anche come modello e tutto, grandezza delle lenti, a gatto, questi un po' squadrati. Insomma, questi già sono più belli. Questo non lo apro perché è uguale a quello di prima nero, però sempre fatto, vabbè dai, lo apro, sempre stile di quelli marroni. Anche questi neri, così. Questi già mi piace di più. Poi fatemi sapere nei commenti qual è il vostro preferito e soprattutto se li avete presi e provati anche voi. Poi li ho bianchi, fatti in questo modo. Vedete, cavolo, sono un bel po'. Ecco, questi sono i meno preferiti. No, non mi piacciono, però ripeto, chi se ne frega, tanto non mi vede nessuno sul divano. Al massimo mi vede il Chris, si spaventa dal divano, va dall'altra parte. Poi ho questo modello grande, questo e poi ancora un altro, fatto così, tipo un po' maculato, come si dice, comunque sempre marroncino.
E l'ultimo modello rosa è fatto così, come quelli neri primi che abbiamo provato. E sono quelli rosa, secondo me con un make-up rosa, anche se comunque non andrò sul divano la sera truccata, però si sa mai, carinissimi. E comunque questo era tutto il set di occhiali che ho preso. Le metto via, cavolo, comunque raga, sono un bel po'. Cavolo, 6 o 7. Poi ho preso un paio di cuffie, sapete che io ho le mie cuffie giganti, però per quando sono al lavoro le ho volute prendere queste, ho detto proviamole. Queste mi ricordo benissimo il prezzo perché costavano 6 euro, ecco, un caricatore, e sono quelle Bluetooth. Vedete che carine, ancora devo provarle tutto, le ho già aperte ovviamente perché Shein quando manda i pacchi imballa talmente tanto che il video sarebbe durato ancora di più, ve l'ho detto che questo è un haul dentro in un vlog. Comunque questa è la scatola, 6 euro tipo, meno di 7 euro 100%, comunque lo scrivo qua, troppo carine. Quanto riguarda le sopracciglia, ma non proprio vicino, la peluria che si forma qua in alto, qua di lato, i baffetti, anche se i baffetti uso le strisce depilatorie, però voglio provare anche questo, ho sentito tante recensioni, pregate per me che non mi venga la barba. Ho voluto prendere questo set di 30 lamette, in teoria sono per le sopracciglia, ma io le voglio anche per la peluria. Odio mettere il fondotinta con la peluria in evidenza, è una cosa che mi rende davvero nervosa a vedermi con il fondotinta e i peli che si vedono. E allora ho preso questo set di rasoietti tutti colorati, molto carini. Poi pennelli, di pennelli ne ho presi davvero tantissimi e adesso ve li faccio vedere. Sono quattro, allora due tipi in teoria, adesso vi spiego. 4 di un tipo e 4 di un altro. Anche di questi ne ho sentito parlare tantissimo che non avete idea, soprattutto nelle ragazze che portano appunto contenuti make up che mi piacciono tantissimo. E ho detto perché no, già che facciamo il video Shein, un haul Shein, adesso li prendo anch'io, li voglio provare. E infatti da Dan sono 4 e 4. Eccoli qua, ve ne apro solo uno di un tipo, uno di un altro, tanto sono tutti uguali, sia per il fondotinta, 4 per e 4 per il correttore. Allora, questo per il fondotinta, raga, quando l'ho visto in foto e dal vivo ancora di più adesso, guardate, sembra il pennello letteralmente di Rare Beauty, ma vi rendete conto? È lui. Sembra lui, forse quello di Rare Beauty è un tantino più grande, però cioè, anche per il blush in crema, per il contour, pazzeschi. E ne ho presi appunto 4 così e 4, vi dicevo, del correttore, sempre stile Rare Beauty, perché questi li hanno copiati letteralmente, non parlo di qualità ovviamente, parlo del modello del pennello, per il correttore piccolino, vedete, fondotinta e correttore. Questo secondo me appunto per tamponare il correttore e renderlo più coprente, non vedo l'ora di provarli, nel prossimo video make up proviamo. Ho ancora 5 articoli e poi ho svuotato la borsa, li ho messi già qua davanti così accelero. Ho preso questo astuccino che all'interno contiene, sapete, se vi ricordate che mi seguite da tanto tempo, saprete che io amo in estate fare tante piccole trecce con piccole ciocche così e poi andare a letto la sera a disfarle e avere tutto quell'effetto delle trecce pazzesco. E allora mi ero resa conto, ce la farò, che non avevo più un elastichino. Allora ho preso questa pochettina, guardate, con tanti elasticini, tutti colorati, adesso li rovescio, vedete? E sono azzurri, appunto come non detto, che palle, sono azzurri, rosa, insomma ve li mostro così, comunque si sono visti, tutti colorati e non vedo l'ora di fare le mie acconciature estive solite. Andando avanti ho preso un paio di orecchini,
Però, raga, sono le imitazioni di quelli che vanno di moda adesso a goccia. Però, dalla foto me li sarei aspettati un po' più piccolini. Mi sembravano più piccoli. Sono bellissimi lo stesso. Van benissimo. Però, li avrei preferiti però se proprio un tantino più piccoli. E sono questi qua a goccia. Vedete, c'erano argento, oro. Ho voluto prenderli oro perché a me ultimamente sono in fissa con i colori oro. Poi ho preso un set per i puff della Cipria e raga, c'era un'offerta pazzesca. Non mi ricordo se sono 30 o 50 addirittura, ma penso 50. Comunque, sapete quei puff per fare baking per la Cipria? Boom! Ho preso un set gigante, penso che siano 50. Infatti sono 50, c'è scritto nell'etichetta dietro, sono 50 e sono tutti rosa, molto molto carini. Eccoli qui e anche loro non vedo l'ora di usarli. E finiamo con due make-up, due prodotti make-up. Mancavo solo io a provare lui, il primer grip, effetto grip di Shiglam. Cavolo, ne sentivo su TikTok, su Instagram, su YouTube, ne sentivo parlare troppo. Eccolo, lo proveremo anche noi finalmente. L'ho preso e non vedo l'ora. Ah no, ok, mi sembrava una righetta, invece era un pezzo di carta. Non vedo letteralmente l'ora. Dicono che è un primer idratante, effetto grip, appiccicoso in modo tale da far aderire meglio il fondotinta e farlo durare di più durante la giornata. Speriamo che sia vero. E ultimo prodotto, lei. Questo l'ho lasciato per ultimo, non a caso. Ma non è l'ultimo di importanza, non riesco neanche ad aprirla. Ok, è una palettina, ma non di ombretti, ma di blush. C'era sia innanzitutto i pack, qualcosa di spettacolare, e c'era sia nelle tonalità arancioni che rosa. Io ovviamente quale tornerò a prendere quell'arancione, però sì, l'ho presa rosa e intanto guardo la qualità. Dopo al massimo se mi piacciono prendo anche quella sui pescati che amo, però il colore pescato del blush mi piace di più in inverno, in estate rosina, guardate. Ma raga, vi state rendendo conto, soprattutto lui, di quei colori pazzeschi e non vedo l'ora di provarli. Questo sarà un vlog dove dirò non vedo l'ora di provare tutto. Questi erano gli acquisti di Shein, passiamo al DM, prodotti di Balea. Intanto io ogni tanto bevo. Per quanto riguarda Balea, abbiamo un cartone. Troppo curiosa di provare questi prodotti, cavolo. Allora, ho preso una crema, una lozione corpo crema olio. Questo qui è Balea crema olio corpo per pelli secche sensibili al profumo di noci di marula, marula, non so come si dice, da 200 ml, un flacone gigante e ho voluto provarlo assolutamente. Poi per gli occhi ho preso sia una cremina, questa è per esempio un occhi e lip e labbra, un siero insomma, per gli occhi, sempre lì. Balea idratante piccolino, ma come tutti i prodotti occhi sono piccolini, molto curiosa di provarlo. Ho preso, vabbè, adesso non dico più sempre di Balea perché tanto è tutto Balea. Ho preso un acqua gel, un contorno occhi un po' più leggero per l'estate, adesso arriva l'estate, la vitamina E ed è praticamente idratante tutto quanto e ha la pallina massaggiante. Ve lo faccio vedere, eccolo qua, piccolino, sempre per i nostri occhietti che soprattutto in estate hanno bisogno di freschezza e di idratazione. Per i capelli, o continuiamo col viso, ho preso due tonici di cui uno lo sto già utilizzando nella mia routine e l'altro ancora devo provarlo. Allora, questo è allora Beauty Expert Glow Toner, comunque un tonico illuminante e ne ho preso un idratante che è proprio quello che sto provando
troppo, troppo curiosa di provare tutto, tutto, tutto. Questo è un tonico idratante, appunto, e sono flaconi da 100 ml. Sì, c'è scritto qua dietro da 100 ml entrambi, ma poi vogliamo parlare dei prezzi, raga. Tutto sotto i 3 euro, 4 euro, 1 euro, 2 euro. Vabbè. Poi ho preso, allora, questi ve li faccio vedere dopo, vi spiego perché. Uno shampoo secco al cocco. Questo già voglio sentirlo. Adesso ho capito perché ne parlano tutti bene, ma saranno davvero validi questi prodotti perché costano poco, profumazioni eccezionali, tutti dicono che sono validissimi e io la polla che adesso voglio provarli. Comunque buonissimo, questo appunto sa tanto di cocco ed è appunto lo shampoo secco. Voi utilizzate gli shampoo secchi? Fatemi sapere nei commenti. Poi ho preso una crema mani illuminante, eccola qui, illuminante, c'è scritto Glow Hand Fluid, un fluido mani glow. Sarà glow? Lo proveremo. Comunque, vedete, Balea, crema fluida per le mani, 75 ml ad effetto illuminante. Carinissimo, questa andrà dritta in borsa. Ho preso tre maschere viso, questi tre tipi, che anche qua tutte 1 euro, 2 euro, 1 euro, 2 euro. Wow, no, le maschere forse addirittura 89 centesimi. Comunque vi lascio i prezzi scritti sempre qua mentre vi mostro le cose in sovraimpressione. Poi ho preso un burro per i piedi. Balea burro piedi con karité, col burro di karité buonissimo, io amo il burro di karité, il profumo, e olio di nocciolo di pesca, 150 ml, questi per i piedini dopo la doccia, fantastico. E penso che abbiamo finito per quanto riguarda, no, abbiamo l'ultimo prodotto, questo per le labbra, un burro cacao semplicemente alla l'uva. Lampone, lui. E per quanto riguarda i capelli, invece ho preso due spray, vabbè, a parte anche lo shampoo secco. Questo è uno spray capelli illuminante nutriente al profumo di pesca, 150 ml. E questo invece non è illuminante. Questo c'è scritto spray districante, sempre 150 ml per i capelli. Comunque, visto che non è italiano e non ci sono scritte italiane, apprezzo che su ogni prodotto mi è arrivata dietro, non so se poi fanno così dappertutto, ripeto, io la prima volta che acquisto Balea, la prima volta che acquisto dal DM, proprio tutta la prima volta, io ho notato questo, che dietro in ogni prodotto ci sono le etichette scritte in italiano, per capire che cos'è. Ottimo. Poi, sempre per i capelli, ho preso un balsamo idratante, ovviamente in estate. Che profumazione vuole Katia il cocco? Comunque questo è cocco e papaya forse, c'è il disegno, mi sembra sì, mi sembra di quella cocco e papaya. Poi ho preso sempre questo, anche questo è un balsamo, penso proprio di sì, balsamo per capelli splendenti a profumo di pesca, ecco qui. Ma perché non ho preso shampoo? Ho preso solo due balsami, ero convinta di prendere shampoo e balsamo, invece ho preso due balsami. Vabbè. E per finire, come ultimo prodottino, questo barattolo che è praticamente, sapete quando faccio la coda bella così e ci sono tutti questi capelli osceni che spuntano fuori, piccolini, tutti questi ciuffettini e la coda bella alta? Ecco, ho preso tipo un gel e in teoria dietro, classica nostra etichetta, c'è scritto cera modellante per capelli effetto brillante da 75 ml. Perché non provarla? E io ho voluto assolutamente prenderla e provarla. E questi erano anche tutti i miei acquisti al DM di Balea. E io spero che comunque mi prude il naso, aiuto. Io spero che comunque riesco a provare tutto presto con voi nei vari vlog, nei vari video. Insomma, e fatemi sapere cosa vi ha incuriosito di più, cosa provate, cosa conoscete, cosa non conoscete. Insomma, fatemi sapere tutto nei commenti e vi mando un bacione. Ve l'ho detto che questo è iniziato come vlog e finito come haul. E ci vediamo al prossimo video.